Palazzo di rimpetto, sembra un vero varietà. C'è un simpatico terzetto, mamma, figlia ed il papà. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarla poi da sé. La famiglia Canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta, piano piano, a Enzovina il fiore scalo, chi potente Boccacini, chi l'orchestra d'Angelini, chi sta orecchi spalancati, per Alberto Raffagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralini. Quando fa un accordo in sol, il papà si mette in lizza, per sembrar Pippo Pazzizza. Faglia tempo, ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Mamma ritorna ancora nella casetta, sulla montagna che mi fu Natale. Son pien di gloria, amata mia vecchietta, ho combattuto in Africa orientale. Asciuga il dolce pianto, ripeti al mondo intero, che il figlio tuo sincero ha vinto e canta con Italia va, con la sua giovinezza, della maggior grandezza, il duce sempre a vegliar sarà. Antonio e Marcello, i miei amici, in un piccolo potpourri, tanto per riscaldare l'atmosfera di questa seconda puntata di Cari Amici Vicini e Lontani. Sì, la mia amica radio, che avete visto in questi giorni su tutti i teleschermi, era un po' preoccupata, era emozionata, si è tranquillizzata, non era abituata ad andare in televisione. Poi fortunatamente ci siamo andati, scusate, e devo dire che grazie al pubblico di Rai 1 o grazie al pubblico italiano in genere siamo stati accolti molto bene, non dovrei dirlo, però perché no? Quando si ottengono dei risultati come quelli che abbiamo ottenuto noi, battendo tutti gli indici di ascolto di quel giorno, raddoppiando gli indici di ascolto di Rai 1 nella giornata del martedì, è giusto dire che siamo molto soddisfatti e molto contenti. Forse ha, come si dice in gergo, funzionato il fatto che il nostro è un programma sincero, credo autentico, anzi sono convinto che sia autentico, e che è stato proposto come tale al pubblico. Vengono qui degli amici che sono vostri amici, delle facce e dei volti di persone e di voci che avete ascoltato, che ascoltate ancora alla radio, come appunto sono qui ancora una volta stasera, sono tutti gli amici della radio, naturalmente un altro gruppo che io saluto con un applauso. Grazie. E cominciamo subito col programma di oggi. Dice la leggenda di lui che praticamente ha fatto la radio, cioè parlava la radio prima di Guglielmo Marconi. Infatti il suo nome è Silvio Gigli. Vieni con me, va. Oppure mettiti qua. Qua, un attimo, in modo che una telecamera ti possa inquadrare. Silvio Gigli è, come dire, una gloria nazionale. Tu quando hai cominciato, Silvio? Ricordiamolo brevemente, anche se io ho un curriculum assolutamente inutile per me. No, c'è una cosa curiosa. Sì. Ecco, mi date quel foglietto.
Io ho cominciato così. Ecco, c'è scritto dietro, ho letto io, 1911. Non temi di denunciare la tua età, caro Silvio? Beh, io ero nato un anno prima. Ebbene, quando ho cominciato? Amici, io salii le scale di via Asiago nel febbraio del 1932. Ad aspettarmi su in cima c'era una persona che dovevo intervistare subito ed era Guglielmo Marconi. Insieme a lui intervistai Grazia Deledda, Luigi Pirandello e Trilussa. Mancava Leonardo scrisse... da Vinci, Michelangelo Buonarroti e qualche... E avevi fatto... Praticamente il gota delle glorie nazionali. Senti Silvio, e poi ne si va avanti. Silvio Gigli praticamente ha inventato il quiz, perché non è vero che il quiz è americano, il quiz l'ha inventato. No, io qui ho anche dei testimoni, perché c'ho la tilla, cosa c'è. Ebbene, nel 1944, quando io come primo civile oltrepassai Ponte Vecchio Minato insieme alle truppe indiane, arrivai a Firenze e presi possesso, me lo dette il PWB, la guerra psicologica americana, della vecchia Eglia. Tanti dettagli. Ebbene, ci volevano delle rubriche nuove che aprissero a un nuovo mondo dello spettacolo. E io pensai, siccome anteguerra avevo fatto una rubrica intitolata Chi è? Insomma, lei chi è? Vero Segurini? Ce lo dica non per favore. Non ci svelare tutti gli ospiti che ebbene, stanno... allora pensai di fare il quiz. Tutti si misero a ridere e nessuno volle venire a partecipare. Allora io, come direttore dei programmi, detti un'ora di libertà al personale che venne nello studio. Tre settimane dopo ci vollero i carabinieri, spaccarono addirittura la vetrata. Però tu non hai detto che questo personaggio, perché io penso pure a tutti i giovani che ci hanno gratificato del loro ascolto, perché evidentemente hanno scoperto un mondo che loro ignoravano, che il programma si chiamava Botta e Risposta e fu un successo straordinario. Dunque, hai bisogno di te. Ti ringrazio, non è finito qui, perché tu non sai una cosa. Oddio. Perciò io cercavo di accorciare, perché noi abbiamo preparato una piccola sorpresa a te, ti prego di venire, di venire con me sotto braccio se vuoi, ma tu ti leggi benissimo, anzi ti fai di cotto e di culo. Perché andiamo verso il palcoscenico dove tu meriteresti di stare da qui all'eternità, perché sei un uomo di spettacolo bravissimo, io sto guadagnando tempo per avere il tempo di portare. E dietro questo palcoscenico, allo squillo delle trombe della tua Siena, perché Silvio Gigli tra l'altro ha presentato credo 248.500... No, ho fatto 80 radiocronache del Palio, il Palio se ne fa due l'anno, sarebbero 40 anni, tre anni di guerra, non si fece, immaginate un po'. Allora squillino le trombe e si apra il sipario. Si apra il sipario. L'orchestra della Radio Televisione Italiana. E questo che vedete qui è un pensiero per il nostro amico Silvio Gigli. Vogliamo evitare che, come fanno tutti, capito, i monumenti si facciano soltanto in determinate lontanissime eventualità. I monumenti si scoprono in vita quando si meritano. Prego il batterista Alberto Botta di fare un bel rullo di tamburi e il pubblico di alzarsi in piedi, perché in questo momento stiamo celebrando la vita e le opere di un uomo che è venuto dalla lontana Siena, ha onorato la radio italiana. Signore e signori, Silvio Gigli. Sono contento, sono commosso e mi viene in mente una battuta del mio concittadino Cecco Angiolieri, che diceva: altro bello spirito come tu, bello. È il genio che fa sviluppare il naso o è il naso che fa sviluppare il genio? Va bene, avete visto, grazie a tutti. È particolarmente caro perché ha sempre quello che molti attori italiani. No, lo dico con grande sincerità e simpatia, che è la disponibilità. Cioè è importante che un personaggio non venga preso dalle nevrosi del nostro lavoro, che non si monti la testa,
e che soprattutto conservi i sentimenti dell'amicizia. Questo personaggio si chiama Gigi Proietti. No, perché devo dire che insomma quello che evidentemente è piaciuto anche del nostro programma è proprio il fatto che una volta tanto non si vada in televisione a fare la solita pubblicità del proprio lavoro, del proprio disco, del proprio film, del proprio libro, della propria opera, a fare un po' il carosello, ma a fare un omaggio di spettacolo, a fare gli artisti. Ecco, appena sentito parlare di radio e devo dire anche di arte, in piccola parte di arte, Gigi e cosa? Ho detto vengo subito, eccetera, eccetera, la seconda puntata, tutto a posto. Ma trovarti così, ma non a fare cose, perché no. Insomma non è che. No, e invece noi lo sai che poi facciamo cose. No, no, non che a fare... cosa vedremo? No, ma insomma, siccome tu hai fatto la radio, sei stato uno dei tanti, perché non voglio dire dei pochi, ma dei a farla bene però. Ma infatti di fronte a questi personaggi stasera mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, perché no. Sai, io l'ho fatta un po' poca, insomma. No, tu hai fatto la radio degli anni 60, che è importantissima, cioè hai fatto la radio di Gran Varietà degli anni 70, hai fatto Gran Varietà, hai fatto il baraccone. Oggi come oggi. Hai fatto varie rubriche radiofoniche, devo dire che con personaggi tutti centrati. Quindi tu non puoi esimerti dal fare delle cose, anche perché io ho il mio maledetto cassone, detta cassapanca, dove ho praticamente un po' di tutto. E sai che ho preparato e ritrovato tra le carte ammuffite degli archivi, dei polverosi archivi della radio, con l'aiuto di Paolo Tommasini, ho trovato il vecchio copione del primo Invidiossi, ciao Invidiossi che faceva. Ah, beh sì, perché questa è una cosa che poi è diventata una specie di inno di battaglia mio e molti l'hanno interpretato in vari modi, questo ciao Invidiossi, invece non era altro che l'inizio di questa piccola rubrichetta che io facevo in Gran Varietà la domenica mattina, era così, cominciava così questo personaggio, ma io non mi ricordo adesso. No, adesso io lo vado a prendere io, aspetta che ti lascio un minuto qua, io prego il regista Spina di inquadrare, non so, la mise di Gigi, perché ho bisogno di qualche minuto, di qualche secondo. No, ero venuto con un'altra mise, ma mi hanno detto che qui era una cosa molto elegante, allora di corsa siamo andati a casa a prendere questa cosa, esatto, che non è proprio uno smoking. Insomma, che mise, sarebbe il napoletano. Questo è il copione. No, dovevo guadagnare quel secondo. Ma visto che io... Non è che quello che funziona in radio, sono due mezzi assolutamente diversi, non so se... No, poi leggendo, sai, non è che uno può fare... Appunto, perciò noi lo facciamo così, improvvisato, questo... Questo dice, c'è un video, sì, non si sa, non so perché, insomma, cominciava... Lo schema dello sketch era la partenza, questo gagà, questo conquistatore romanesco un po' scacciato ovviamente, al quale non andavano mai bene le cose, cominciava dicendo non sapete chi sono io, tutti invidiosi perché io sono quello che conquista e gli altri no, praticamente questa era la cosa, e poi a un certo punto della scenetta iniziava la vera e propria scena che io non posso fare ovviamente perché sto qui da solo, allora faccio un po' di inizi di queste cose qua. Ecco, ciao invidiosi. Aspetta, Ciao invidiosi. Sempre infeminato, fino alla cima dei capelli. Per me è sempre una specie di carnevale sexy romantico. Le donne sono coriandoli che mi piovono addosso da tutte le parti. Me le trovo fra le mani, sulle spalle, fra le braccia, nei capelli, nel taschino della giacca. Capito, invidiosi? Forse per questo dalle parti vostre c'è un po' di carestia, ma tanto che volete faccio, ho pazienza, comunque eccomi qua, sempre splendido e conteso, gioco a fare l'incompreso, faccio il burbero, l'offeso, muy relax, mo un po' teso, senza taglia troppo peso, guardo lei con l'occhio acceso, quel che ho dentro non paleso, tengo tutto un po' in sospeso, parlo un po' per sottinteso, il discorso lo in francese, e se occorre parlo bleso, fino a quando ben inteso, il soggetto non è steso. E come questa era un tipo di... No, vabbè, bisogna parlare questo gente. Cioè, le varie... Poi ovviamente, la puntata seguente, ricominciamo. E la gente, devo dire, che ricominciava. Ciao, invidiossi! Era sempre più su. Ci avete presente la fetta di cocomero piena di vespe sul marmo del cocomararo? Il cocomero so io, e le vespe, le femmine che vengono a suggere il meglio di me. Comunque, eccomi qua. Poi, ciao, invidiossi!
Ce l'avete presente le corse dei cani con lepre davanti e tutti i levrieri da dietro? Beh, io so il lepre e i levrieri sono le femmine che qualche volta mi tocca anche rifiutare gentilmente. Comunque eccomi qua. Sembro, dicono, scolpito in un blocco di granito, sempre nobile e compito, ma se serve anche impunito con lo sguardo insonnolito, o se serve incollerito, io le donne non le invito, ma le pappo a primo acchito. Pia il sole, per me è unito, quindi sembra brustolito come a Bacchia Scottatino. Cioè era evidentemente una trasmissione estiva. Ma io penso che basti così. E invece...